con un nuovo video. Abbiamo anche una special guest. Che tristezza. Perché? Perché sono io. No, abbiamo accorcato un po' la luce perché fuori è buio, quindi accontentatevi. Scusate se la qualità non è delle migliori. Ma oggi è arrivata la Japan Candy Box. Giù nell'info box trovate tutti quanti i dettagli. E secondo voi potevo non assaggiarle con lui? Almeno insomma, se ci fanno male a tutte e due. Se moriamo, moriamo tutte e due. Sono arrivata, onestamente vi dico la verità, pensavo che erano più cose. Sono tre pacchettini, eccoli qui. E con tutte scritte in giapponese, quindi io non ho idea. Magari c'è scritto, attenzione, se lo mangi muori oggi, probabile. E iniziamo subito, dai! Iniziamo subito da quello che ci crea un po' più ansia, perché non capiamo che cos'è. Ed è questo qui con questi pesci, ma che ne so. Sembrano tipo dei bastoncini, io andrei ad aprirli. Ovviamente non so cosa c'è scritto. Ci dimentichi di farlo per me. Non è sofforta. Allora. Prima te. Oddio, c'è tipo un odore dolcissimo. Dio santo. Facciamoli vedere. Sembra un gomma da masticare. Sono gomme, infatti. Sono questi bastoncini lunghi, ce ne sono verde, giallo e rosa. No, se riesco a farvi vedere così, eccoli. Eccoli qua. E a me sembrano gomme da masticare dall'odore. La senti prima te? No. Sì. Dai, mezza a testa. Facciamo mezza a testa di uno. Prima te. Così riusciamo a... No, per me sono gomme. Mangia! Vai, mangialo! Non ne posso ingoiare la gomma? Boh. Sono buone! Cazzo, sono buone! Non so! Dio sa! Di uva fragola! Vero? Vero? Dio è buonissimo! Manca l'alcol! Non capisco se è una gomma o una caramella. No, una gomma. No, buonissima. I lati gusti. Quello col palloncino. Buonissima. Non ci si riesce. Era mezzo il mio. Oh. Il secondo pacchettino. Cioè questo qua, a me questo simbolo di pericolo non è che insomma. Che ne pensi di questo simbolo di pericolo? Moriremo? Ma che... Sono due persone con in mezzo un'altra persona. Un po' di immaginazione. Immaginazione, perché? Aspetta, ma se la guardi così, la guardiamo al contrario, cambia qualcosa? Non è anche queste sono tipo caramelle. Megam c'è scritto, forse sono altre gomme, forse. Ma non è che sono scadute, no? Ma che sono scadute? Allora, sono delle palline in odore gialle. Banana. No, è stato. Assaggia. Pizza. Forte. Limone. No. Coca. Friccicano da morire in bocca. Io però sono fighe. Sono cattive poi, eh. No. Questa è una caramella però. Mi sta frizzando tutto. Le nostre facce sono le migliori. Le tue. Sono buone. Sì. Domani le porto al lavoro. Non te reggio. Allora io so tanto. Tanto. Frizzante. Limone un po'. Un po' agre. Acre, aspre. Aspre, no, no. Io sempre fa, non mi piacciono tanto.
Cioè, non sono cattive, no, però... troppo frizzanti. E poi, secondo me sono le più carine, cioè... le più dolciose. Sì, le più pucciosette. Ci sono queste qua, con questa zampetta. C'è anche un gattino, guarda che carino. Ah, c'è. Eccolo. C'è? Sto pacchetto qua, 128 kcal. Solo questo che abbiamo, di tutto quello che c'è scritto dietro. E... secondo me anche questi qua sono delle caramelle. Ora li apriamo. Abusablu. Ma sono carine! Ho cercato a mangiarle. Io non la mangio perché è troppo dolce. Ma sono carine queste! Metti la dritta, la zampetta! Hai ragione. Io c'ho sempre ragione, donna. Guardate che bella! Queste mi sembrano le classiche caramelle gommose, insomma, che abbiamo anche noi. Sì. Queste hanno pure un odore di fragola buonissimo. Mm-hmm. No, batti la zampetta prima di mangiarla. Batti il 5. Yeppa! In bocca al lupo. Spigne. Sono buonissime. Metti un passo. Buone. Oddio, queste sono le classiche caramelle che piacciono a me. Ce l'avevo appunto la frizzantella prima. Un po' anch'io. Buone, un'altra. Doppio 5. Sì, doppio 5. Aspetta, ne devo mettere la dritta. Yeah. Sono buone, no? Sembrano tu quelle che comprate alle feste. Sì, le dentiere, quello delicioso. Sì, quelle dentiere, bravo. Quando ci sono quelle bancarelle enormi con tutte le caramelle, quelle gommose, quelle rosa alla fragola. Ecco, queste qua ci assomigliano un sacco, sono veramente buone. Io queste potrei tipo finire un pacchetto in 5 minuti, però. Hai. Ma le altre alla fine non è che erano cattive, però erano parecchie sprette e frizzanti, tanto. Questa è più grande. È vero. Questa non è una zampa. È la zampa di un cavallo. Guarda il mio quanto è piccolo. Cioè sei dita. Basta, vinci. Basta. Bello. Un botto proprio. Ottima scelta. Non siamo morti, Pippi. Aspetta a parlare. È già entrato in gestione. No. E niente ragazze, questi qua erano i nostri assaggi della Japan Candy Box. Speriamo che vi siano piaciuti. Fateci sapere a voi quale vi incuriosiva di più, insomma, quale vi piacerebbe provare. Il nostro preferito ormai sono diventati questi qua, la fragola, se non l'avete capito. Mi scuso ancora. Mi scuso ancora per la qualità del video. Ma se non si parla con la bocca piena. Noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Wow.